Ritorno al Palapanini di Ervin Gappet dopo 3 anni in Russia. Lo schiacciatore francese torna in gialloblu a Modena Volley con una medaglia d'oro olimpica al collo. Se è vero che, come cantava Antonello Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, la storia tra Ervin Gappet e Modena Volley sembra fatta apposta per dimostrare questa tesi. 3 anni lontani, ma senza mai interrompere davvero i rapporti, 3 anni di messaggi e telefonate dalla Russia, di speranze di ritrovarsi, concretizzate ora nell'anno in cui lo schiacciatore francese torna in quella che sente come propria casa pallavolistica, con al collo la medaglia d'oro olimpica conquistata a Tokyo. Titolo che vale una carriera, ma che non toglie fame di vittoria all'alba della seconda esperienza a Modena, dove Gappet ritrova volti noti e tanti amici. Già da settembre l'anno scorso abbiamo già iniziato a parlare del mio ritorno. Io mi sono molto emozionato quando sono arrivato al Palapanini, anche il fatto che abbiamo fatto una squadra molto di amicizia, diciamo. Abbiamo delle relazioni con alcuni giocatori che vanno oltre la pallavolo, quindi è stata un'emozione grande e sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Amici a Modena come in nazionale, a ricordare quanto incida il feeling con i compagni di squadra nella concezione che del volley ha il fuoriclasse francese. E anche con la nazionale abbiamo un gruppo di amici con chi giochiamo per alcuni da 15-16 anni insieme. Siamo passati per tutte le emozioni. Eravamo dopo la terza partita, eravamo quasi fuori e poi siamo ripresi e è stato ancora più bello. Per noi è stata un'emozione unica e difficile da descrivere. E ora, dopo l'oro di Tokyo, l'obiettivo è tornare a far risultare il Palapanini. L'obiettivo è provare a scrivere una nuova pagina per Modena Volley. E abbiamo fatto la squadra per questo e proveremo a vincere. Speriamo che torna il pubblico, perché la pallavolo senza pubblico è complicata. E a proposito di pubblico, Modena Volley non si accontenta. Il direttore generale Andrea Sartoretti chiede che dal 50% della capienza si possa arrivare al 75-80%. Abbiamo una tradizione, una storia, una voglia e una fame di tornare a vedere sport e vedere pallavolo in questo caso, che è molto più alta. È ovvio che sappiamo da dove veniamo, sappiamo quello che ha fatto il Covid, vediamo però e leggiamo quotidianamente i numeri, che sono comunque molto buoni, e quindi al momento prendiamo quello che è il 50%, noi ci eravamo fermati intorno al 35%, ma abbiamo la possibilità, quindi la stiamo valutando nelle prossime ore, di aprire di nuovo la campagna abbonamenti, ma ci auguriamo che possa essere intrapresa anche la strada che stiamo leggendo anche in queste ultime ore, cioè quella che nei prossimi giorni si rivaluterà ancora la possibilità di aprire ulteriormente, e ci auguriamo che questo avvenga per dare la possibilità in tutta sicurezza anche di venire una percentuale più vicina al 100%, parliamo di 75-80%, come abbiamo letto per altre situazioni è stato già possibile, che avvenga anche negli impianti sportivi. Lo sport necessita e ha bisogno del suo pubblico.